Hai delle buone notizie? Hai delle buone notizie? Certo, che oggi è una bellissima giornata, dopo la pioggia di ieri, e poi sei venuto a trovarmi te. Meglio di così. Buone notizie, tutti i mercoledì alle 19.15 su Radio PNR. Io sono Marco Barbagelata, non il conduttore, ma lo stimolatore alla buona notizia. Buone notizie! Anche qualche minuto in anticipo, sono le 19.10 e siamo in buone notizie. Avremmo voluto iniziare questa puntata con la buona notizia che confermasse quanto era stato diramato dall'ufficio stampa del governo centrale, dove il nostro premier Conte aveva strappato una sorta di promessa da parte dei proprietari turchi della Pernigotti ad allungare i tempi di chiusura al fine di cercare un compratore, una nuova proprietà. Ma purtroppo la notizia è stata parzialmente smentita dagli stessi proprietari, che si sono dati disponibili ad attendere sino alla fine dell'anno in modo da far applicare gli ammortizzatori sociali, ma di non avere l'intenzione di lasciare il marchio Pernigotti ad altri. In questa settima puntata di buone notizie, in attesa di aver chiarezza e nella speranza che capiti il miracolo riuscito alla Melegatti di Verona, che ha mantenuto gli operai e l'azienda nella vecchia sede grazie a una nuova proprietà, proveremo a muoverci nei meandri delle buone notizie del lavoro con ospiti, interviste e notizie. Per cui Elia, puoi far andare la sigla. Ah, me l'ha messa all'inizio, per cui non me la rimette adesso, va bene. No, non la rimettiamo, andiamo a ruota, va, tranquillo. Allora, buona notizia a tutti, come abbiamo detto, come anticipato, parleremo di lavoro, argomento spinoso dove, come sempre, con il nostro piglio ottimista cercheremo di analizzare e presentare nei suoi aspetti positivi, ma daremo spazio anche ad altre notizie light del nostro territorio. Ospiti interessanti e notizie curiose, come sempre, ci accompagneranno nel nostro appuntamento settimanale diretto all'audio e musica da Elia Poggio, quello che ha sbagliato la sigla, e ai video per la versione web streaming da Giacomo Morgon. Oltre agli ospiti ci è venuta a trovare un'amica che, quando la radio era ancora a Novi, Radio Pieve, si dedicava al rock. Alba Massi Santafede, con il suo Alba Rock, fu uno di quei volontari che misero allora i primi semi di quella che è diventata poi Radio PNR. Quindi la ringraziamo di quello che ha fatto allora e di esserci venuta a trovare. Ma qui con noi un'altra amica, Anna Ruth Ghizzi, che ieri era impegnata nell'accoglienza dei 1600 partecipanti che hanno preso d'assalto la Fiera del Lavoro alla ricerca di un impiego, di un'offerta confacente. Beh, ne siete usciti a pieni voti, penso. Sì, 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 molto, con molte soddisfazioni. Ti ho visto in difficoltà con tutte quelle file, incredibile. Io sono arrivato lì all'Università di Alessandria a vedere... Diciamo che dopo un'ora di coda in attesa, quando si sono aperte le porte, tutti erano un po' infreddoliti e desiderosi di iscriversi, perché c'era la possibilità di iscriversi online, ma non tutti sono riusciti per motivi di tempo, per motivi di collegamento, eccetera, e quindi si sono presentati direttamente. Ovviamente era una giornata aperta a tutti, durava solo un giorno, quindi chi è alla ricerca di lavoro aveva pochissimo tempo per poter visitare tutte le aziende che le interessavano, quindi era nel loro interesse perdere poco tempo, quindi benissimo, bisognava essere veloci. E ho visto che tu sei sempre stata veloce in tutte le cose, io ti conosco da tempo, quindi grazie, anche in questo. Beh, se sei d'accordo, ti facciamo sentire l'opinione dell'assessore regionale che l'abbiamo incontrato in quell'occasione, gli abbiamo chiesto appunto la sua opinione sull'iniziativa. Sì, grazie, volentieri. Sono qui con l'assessore Pitelino della Regione Piemonte e questo è un evento, questo di lavoro sicuramente che cade a fagiolo, visto i momenti importanti di ricerca lavoro che c'è in questo momento e soprattutto su un territorio come quello di Sandrino, dove in questi giorni si parla solamente della situazione per le grotte e tante altre situazioni molto delicate, diciamo. Certo, i temi specifici per Rigotti, Super D, sono temi che toccano da vicino le questioni più critiche della nostra regione e, mi permetto di dire, anche del nostro paese da un punto di vista delle imprese. C'è però tutto un altro tessuto che lavora per crescere, che lavora per poter offrire delle opportunità agli uomini e alle donne. L'esperienza di lavoro, tutte le politiche attive che sono legate al mondo dei centri per l'impiego, che
sono legate al mondo delle agenzie per il lavoro sono delle realtà concrete. Io lavoro, ad esempio, è un'esperienza che abbiamo portato, abbiamo voluto fortemente portare su tutti i territori piemontesi, quindi non solo su Torino. È la terza volta che viene effettuata ad Alessandria, in questo spazio importante dell'Università del Piemonte Orientale, mettendo insieme quindi tutti i vari aspetti che concorrono a modificare il nostro percorso di vita e a diventare lavoratori oppure a reinserirsi all'interno del mondo del lavoro. L'aspetto formativo, l'aspetto delle agenzie per il lavoro e le imprese. 88 sono le imprese che sono presenti oggi all'interno del Salone Bio Lavoro, 88 imprese con agenzie per l'inserimento al lavoro, agenzie formative e un numero importante di persone che oggi si sono recate qui. L'anno scorso possiamo testimoniare, quindi questo come elemento di grosso valore dell'esperienza di Io Lavoro, che il 45% delle persone che si sono recate a Io Lavoro ad Alessandria hanno incontrato un'opportunità, ovvero un contratto di lavoro magari a tempo indeterminato o indeterminato, apprendistato o qualche altra forma, oppure hanno seguito un percorso di formazione che ha permesso loro di reinserirsi all'interno del mondo del lavoro. E quindi dati importanti, così come è importante testimoniare che malgrado situazioni di crisi complesse come quelle che abbiamo citato prima, però abbiamo anche qualche aumento occupazionale, insomma un mercato che si sta muovendo rispondendo ad alcuni settori. Certamente la situazione permane difficile e complicata, ma come dire, occorre continuare a lavorare perché le opportunità lavorative aumentino per tutti quanti i cittadini piemontesi. Bene, questa è una buona notizia sicuramente per il Piemonte. Rientriamo in studio solo per lanciare la musica, e per chi ascolta in radio naturalmente la musica, per chi è in streaming invece facciamo ascoltare l'intervista anche dell'assessore al lavoro di Alessandria. E all'inizio sarà un po' disturbato perché, come diceva Naruto, c'era tanta gente ieri, quindi ci trovavamo in mezzo alla folla, quindi pian piano si dirama la gente, di conseguenza si sente meglio l'audio per quelli che guardano in streaming, la musica per quelli che sono in radio. Benissimo, ci troviamo qui appunto a Io Lavoro con l'assessore di Alessandria Stratoglia, che ci produce un po' questa idea, questo evento. Sì, è il terzo anno che c'è Io Lavoro ad Alessandria, ma sono due anni, questo è il secondo anno che abbiamo utilizzato come location, grazie anche alla collaborazione dell'università. L'università, in quanto riteniamo che qual è il miglior modo per far incontrare chi sta uscendo da un percorso di studio per cercare l'attività e rispetto a chi cerca invece profili professionali che l'università può sicuramente rilasciare. Quindi questo format è risultato una best practice, in quanto con i risultati ottenuti l'anno scorso, dove chi comunque ha partecipato all'Io Lavoro dell'anno scorso, oltre 2.000 partecipanti, il 45% ha avuto un'offerta di lavoro, ha trovato un'attività o quantomeno un percorso di lavoro formativo, di esperienza lavorativa con le aziende presenti l'anno scorso. Quest'anno abbiamo 88 aziende presenti tra centri anche di impiego, quindi abbiamo aumentato di ben 25 unità rispetto all'anno scorso le presenze. Il personale, le persone sicuramente stanno frequentando, in questo momento abbiamo delle code su chi sta presentando il proprio curriculum. Esatto. In più quest'anno abbiamo dovuto dividerci su due location, proprio perché l'anno scorso c'era stato un imbuto pazzesco. Quest'anno abbiamo utilizzato due location, una vicino all'altra, dove da una parte si fanno i workshop, quindi gli studenti di quarta e quinta delle città presenti sulla città di Alessandria, a cui vanno presentati questi workshop di informazione sul lavoro del futuro, su come fare un curriculum vitae e tante altre, diciamo così, iniziative di informazioni, e chi invece sta offrendo la propria disponibilità a ricercare figure professionali. Grazie mille. Prego. Qui? Ok. Pronto tra poco? No. Sì. Ce l'avevo su, non sono il mio contatto. Ah sì? Pensavo fosse il tuo cognome, pensate. Gutierrez. 30 secondi e rientriamo. Per fortuna che l'hai visto.
Bene, bene, bene. Allora, parlavamo della fiera del lavoro che si è svolta ad Alessandria appunto ieri. E 88 aziende, giusto? 1600 candidati, anzi, per la precisione l'ufficio stampa mi ha fatto aggiungere il numero che erano 1200 rotti candidati e 400 erano gli studenti. Sì, 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 perché c'era anche un percorso differenziato per loro. Bene, che ogni azienda... Se, facciamo un calcolo, se ogni azienda cercava circa 4 profili, mettiamo tra quello che ne cercava uno e c'era quello che ne cercava magari 8 o 10, diciamo che un quarto dei partecipanti potrebbero aver avuto una proposta di lavoro alla fine di questo. Questo ci è stato anche detto dagli organi. L'anno scorso, ad esempio, era 1 su 4 che ha ottenuto un contratto di lavoro fisso. Mamma mia, un risultatone, quindi importante, secondo me molto, molto importante. E abbiamo visto, e qui stiamo entrando nella tua sfera, sì, e abbiamo visto che c'erano anche molti stranieri, per cui tu che sei allo sportello, diciamo, riservato ai cittadini stranieri, giusto? Sì, il servizio di mediazione culturale è gestito dall'azienda speciale Multiservizi Costruire Insieme, che è un'azienda appunto del comune di Alessandria, si occupa appunto di mediazione culturale, quindi e molte volte non ci occupiamo solo di stranieri. Noi siamo, diciamo, un front office informativo sia per il comune sia tante volte per la prefettura, collaboriamo anche ogni tanto con la questura e con il CISACA. Prevalentemente serviamo il comune come front office, quindi informazioni generiche, dove andare, cosa fare, per cosa. Cioè viene da voi per dire uno straniero che ha problemi di documenti o altre cose? In realtà viene da noi chiunque non sappia dove andare. Cioè, non dico chiunque perché non siamo l'unico centro, mi correggo, ma può venire anche da noi, non lo so, viene anche il datore di lavoro che è alla ricerca di una colf o di qualcuno che ha bisogno di cercare qualcheduno per i suoi genitori o perché ha la colf e gli piace quella che le hanno presentato e la vuole mettere in regola. Attenzione, non è che noi facciamo il contratto, che noi facciamo le comunicazioni, ma li indichiamo cosa fare e come farlo. Perché tante volte se tu arrivi all'IMSS e non sai dove andare, perdi tempo. Assolutamente. Oppure se è una cosa che puoi fare all'IMSS, puoi fare al sindacato, puoi fare in diversi punti, sapere dove andare è un grande aiuto. Sì, certo. E niente, allora ieri il tuo ruolo era duplice, perché alla fine facevi questo servizio di accoglienza all'entrata, che si sembrava biglietteria sotto certi aspetti, però visto la quantità di persone, però in realtà davi tutta una serie di informazioni che servivano. Sì, cercavamo di essere molto veloci, perché nel giro di 2 minuti tu dovevi avere le idee più o meno chiare di dove andare, perché c'erano moltissime persone, cartelli ovunque, però subito lì tu avevi bisogno di sapere dove vado, che è la prima domanda che ti fanno. Sapere dov'è l'azienda che ti interessa è molto importante, perché così non devo girare 3 piani dall'università. Allora, visto che c'erano centinaia di metri di coda e quest'anno l'avete diviso tra l'altro tra i 2 plessi dell'università. Sì, l'anno scorso non ho collaborato per l'iscrizione perché avevo altre mansioni ed eravamo impegnati con altri progetti, sì, sempre dell'azienda. Sì, sono stati divisi appunto per un discorso organizzativo e anche perché c'erano più aziende quest'anno, quindi hanno cercato di gestire al meglio. Attenzione, io mi sono limitata semplicemente all'accoglienza, in realtà la gestione organizzativa dell'evento è stata a carico dell'Informa Giovani, sì, certo, della nostra azienda, che hanno fatto veramente un grandissimo lavoro. Abbiamo visto che c'erano tanti giovani che facevano presenza appunto alle entrate delle varie aule. Sì, è stata una collaborazione tra i centri per l'impiego, la Regione Piemonte, l'università, che ha inviato moltissimi stagisti, tutti hanno voluto in qualche modo dare una mano. Addirittura un sindacato come la UIL si è offerto ad accompagnare i portatori di handicap per agevolarli appunto per anche loro poter trovare un posto di lavoro. Quindi, un'ottima organizzazione, anche diciamo una riqualificazione anche dei centri per l'impiego, che sono molto spesso bistrattati ultimamente eccetera, invece dimostrano di avere ancora un ruolo molto importante. Quando si inizia a collaborare insieme si ottengono degli ottimi risultati.
Assolutamente sì. Allora, guarda, come sai, con l'arrivo delle nuove culture ci sono stati anche dei cambiamenti in determinati ambiti. Ad esempio c'è stato un cambiamento, ad esempio, a scuola. Tu sai tutta la discussione che c'è stata sul fatto che si sia tolto il crocifisso dalle classi e così via. Purtroppo devo dire che ci sono magari cambiamenti positivi, certi altri magari che sono fin eccessivi. E ad esempio, questo io l'ho scoperto da poco, anche gli stessi presepi non si fanno più nelle scuole perché sembra che sia poco delicato nei confronti di altre culture. Non tutti lo applicano, però. Sì, questo non tutti, a discrezione del dirigente scolastico, esatto, questo sicuramente. Dirigente. Vabbè, comunque cosa succede? Succede che ci sono state altre persone che, per ovviare a questo, cosa hanno fatto? Hanno realizzato una manifestazione, un'esposizione di presepi provenienti da tutto il mondo, per dire come questa sia una cultura veramente ampia e generale, e hanno poi invitato le scuole che volevano andarli a vedere. Questo è accaduto a Novi e noi vi mandiamo l'intervista che abbiamo fatto alla dottoressa Ada Caraccia delle Dame di San Vincenzo di Novi. Siamo nel salone del Collegio di San Giorgio di Novi, e dove si svolge una manifestazione organizzata dal gruppo di volontariato vincenziano, che è un'esposizione di tanti presepi provenienti un po' da tutto il mondo e realizzati con tanti materiali. Siamo qui con la dottoressa Ada Caraccia del gruppo vincenziano di Novi. Beh, presepi nel mondo cosa significa? Significa diverse cose. Abbiamo intanto il presepe è una cosa che ricalca le nostre tradizioni, una cosa che commuove tutti noi, e diciamo adulti o anziani nel mio caso, perché ci ricorda l'infanzia, e ci spiaceva che le nuove generazioni fossero private di questa cosa che è poetica, perché anche non dà un valore più grande, è comunque un senso del Natale nella nostra cultura. Infatti è così che è cominciata questa idea di fare i presepi nel mondo, partendo dal fatto che per un po' si temeva che potesse essere offensivo per persone di altre religioni, di altre culture. Viaggiando nel periodo natalizio capita di trovare dei bei presepi, di comprarli, e questo ci ha dato lo spunto per fare questa esposizione di presepi, che è un po' itinerante perché viene sempre cambiata di sede. Quest'anno abbiamo questa bella sede nel Collegio San Giorgio degli Orionini, che gentilmente ce l'hanno messa a disposizione. Quindi un regalo in più ai novesi. Un regalo in più ai novesi, e anche a noi, che siamo finalmente in un posto anche al caldo, al caldo nel senso che l'abbiamo potuto riscaldare, perché il collegio chiaramente purtroppo è chiuso. E questa esposizione vedo che è molto gradita ai bambini e anche alle persone più grandi. E ho visto, ci sono provenienze da varie parti sì, del mondo. Sì, direi proprio quasi da tutto il mondo, sì. Bene. In più c'è una parte che è stata fatta dalle scuole. Ecco, quello che è veramente emozionante è vedere la parte. Beh, intanto l'UNICEF ci ha dato una cosa che con le pigotte, anche questo è un messaggio natalizio, fatto con grande abilità da delle signore che con materiali del tutto naturali e semplici ci hanno portato questa bellissima presepe. Il resto che è veramente emozionante è quello fatto dalle varie scuole di Novi. Molte classi si sono cimentate nell'inventare qualcosa di che fosse nel senso natalizio ma molto personale. Allora vediamo per esempio un presepe fatto con le mollette della biancheria, con questa bellissima atmosfera così azzurra, questo con i bambini della classe che si sono messi loro stessi nel presepe con le loro foto.
coi tappi, è stato bellissimo coi tappi, fatto un grande fantasia dei bambini, questo addirittura geniale, con tre lattine, molto che bello, sì. È così vivo, così immediato, ecco. Poi quell'altro fatto, uno fatto con le pietre dipinte. Quindi niente, rimane qui aperto fino... Sì, rimane aperto fino al 9. Fino al 9? Il 9, sì, il 10 chiudiamo e... Bene. È chiuso il lunedì e il martedì. Abbiamo visto la scolaresca prima, quindi arrivano... Vorrei farle notare anche quello là, che è veramente geniale, fatto con la pasta. Con la pasta. È fatto questo, fatto da tante classi insieme. Anche qui. Bene. È bello anche questo modo di lavorare. La maggior parte di quelle invece che arrivano dalle varie parti del mondo sono di proprietà di privati che li mettono a disposizione. Sì. Giusto? Bene, però già che ci siamo parliamo anche del gruppo vincenziano, che è sempre impegnato, sempre in prima linea, diciamo, e avete la vostra mensa per i poveri. Abbiamo la nostra mensa, che cerchiamo che sia più familiare possibile, ecco, veramente dire a queste signore bravissime che cucinano, lo fanno come se lo facessero per i loro figli, spesso ancora con più impegno, perché ormai i figli sono tutti lontani e quindi c'è proprio il piacere di ritrovare il lavoro di tempi precedenti. E facciamo le docce, per il comune ci siamo presi il carico di fare da diurno le docce. La gente e rientriamo in studio. Rientriamo perché intanto Anna Ruth, hai sentito, questo è il gruppo vincenziano, che al di là di aver fatto questa bella esposizione ha un ruolo molto importante, perché accoglie quelli che veramente hanno situazioni di difficoltà estrema. E capitano anche a voi questo tipo di situazioni? Si presentano da voi magari? Sì, soprattutto in questo periodo di freddo, che magari qualcheduno ha difficoltà a trovare un alloggio, però ci sono gli uffici apposta, c'è la TC che si occupa di quello, gli uffici di emergenza abitativa, e ci sono alcuni centri appunto della Carità Diocesana anche ad Alessandria che si occupano anche di fornire dei pasti e dei posti letto a persone, dormitori femminili e maschili. Poi ci sa che intervengono in alcuni casi estremi per famiglie in disagio. Ecco, è stato sfiorato anche un altro argomento, che è quello della scuola. Voi fate anche da ponte nei confronti della scuola, perché essendo mediatori culturali presumo che nei confronti delle famiglie... Sì, c'era un periodo che il servizio di mediazione, non soltanto noi, era molto sentito a livello scolastico, infatti c'erano delle monte ore che venivano utilizzati dalle scuole per poter utilizzare, non so, la madrelingua araba piuttosto quello che di lingua spagnola, piuttosto che quello di lingua rumena, per aiutare appunto all'inserimento di questi bambini che arrivavano da fuori. Ad oggi queste percentuali sono calate moltissimo. Noi facciamo una specie, si potrebbe dire che facciamo da ponte tra le famiglie e gli enti. Non lo so, io arrivo con la mia famiglia e ho bisogno di iscrivere i figli a scuola, perché i bambini comunque devono andare a scuola, devono imparare la lingua, devono inserirsi, e quindi più o meno gli dai l'indicazione dove devono andare. Ad esempio in questi ultimi periodi mi sto occupando molto dei rientri aerei degli italiani che abitano all'estero, che sono rientrati in Italia, principalmente dall'Argentina e dal Venezuela. Dal Venezuela moltissimo in questo periodo, visto la situazione che c'è, molte famiglie rientrano, certo. E appunto si ritrovano a tornare a casa. Bene. Però senza sapere dove andare. E quindi noi diciamo che gli diamo l'indicazione principale di come fare e dove andare. Allora ringraziamo Anna Ruth Gutierrez, adesso te l'ho detto giusto, va bene? Gutierrez, che ci ha spiegato queste cose. Entriamo in quel clima che ci ha già introdotto un po' al mondo dei presepi, con una musica un po' natalizia, perché poi entreremo a contatto con un'altra persona particolare. Bene. Sei divertita? Dopo ero abbastanza vicina? Sì, eri abbastanza vicina. Mi hai fatto danni. Va bene. E questa. Anna, hai una voce molto suave, mi rilassa tantissimo. Sì, volevo dirtelo per la latina veloce, scivola che... Sì, vero. Ah, io che penso che
No, perché potrei avere la voce troppo bassa, lo dicono. No, no. Parla più forte. No, no. Beh, in pubblico è un po' un pro... diventa un pro... potrebbe diventare un problema se non ne usi tanta, però è... cioè, a parlare così è una voce molto giorno, è rilassante per me. Oggi tra l'altro ero da sola, ho finito la giornata che non avevo più voce, perché ero preso freddo. Perché ovviamente c'erano tante persone e le porte erano aperte. È sempre una prima chiudere. Sì, poi alla fine erano aperte perché non c'era il tempo di chiuderle, che c'era l'altro. Cristina. Andata bene, va. Grazie. Allora, poi altre volte c'hai argomenti, cose che ti dico. Nel mondo del. Nel tuo mondo, quando intravedi una buona notizia, noi siamo qua. Nel mio mondo. Adesso è un periodo che per molti non ci sono buone notizie. No, vabbè. Per me, per la diretta tutto bene. Sì, sì. Tu, se no mi porti Vittoria e noi. Porto Vittoria e non si sta capendo. Se vuoi accomodarti, si sta capendo. Una prova a microfono velocissima. Un minuto, Marco. Sì, un minuto, va bene. Spero di non bloccarmi. Se vuoi stare ancora qui, stai qui con noi. No, dicevo lei. Volume, allora. Se vuoi cambiarlo, è qua l'ultimo. Senti come ti senti. Okay. Mi raccomando, pronto con il BN. C'hai il jingle? 40 secondi. Sua, eh. Un bicchiere, un cocktail ce lo potevi fare qua a noi. Se c'è del ghiaccio, sì. Ci abbiamo il ghiaccio, Elia. Solo due persone fanno la casa col ghiaccio. E siamo entrati in clima natalizio con questa bella musica che ci ha dato Elia, e mentre è partita la corsa ai regali già si pensa al cenone, al veglione, in particolar modo a come brindare. Perché sto facendo questa introduzione, mi sto domandando? Perché abbiamo qui con noi un esperto di bollicine, un campione italiano di cocktail con le bollicine sparkling, come si dice in inglese, così abbiamo qua il novese Pietro Guli, fresco di titolo, giusto? Sì, certo, buonasera a tutti. Campionati italiani della FIB, sì. Non della FBI, come qualcuno voleva dire, ma bene. Della Svezia e della Parma. Perfetto. E niente, un appassionato del dietro il bancone che con ghiaccio e quant'altro è riuscito a inventarsi e a presentarlo in quell'occasione. Dov'è che eri? In Basilicata, Scanziano Ionico. Ecco, quindi, e tu venivi già da una selezione, perché avevi fatto già la selezione regionale, perché era un rappresentante per ogni regione. Sì, praticamente viene svolto una sorta di, diciamo, già di gara interna nelle varie regioni. Il vincitore, diciamo, sì, il primo classificato delle varie regioni va a disputare poi la finale nella sede, diciamo, che viene poi stabilita ogni anno. E allora verrebbe da pensare assolutamente che uno che ottiene un risultato del genere è uno che fa questo di mestiere, non un appassionato. Tu poi l'hai fatto diventare anche di mestiere di lato, ma tu parti proprio solo da una passione. Sì, dalla passione, quindi con tanta voglia di migliorarsi sempre, di imparare, e avendo poi anche dietro dei grandissimi maestri, quello logico che mi ha aiutato moltissimo. Quindi tu hai fatto, mi dicevi, un percorso abbastanza breve ma intenso, giusto? Sì, io ho sempre svolto a livello, diciamo, d'amicizia tra amici, delle feste private, cose del genere. Poi a un certo punto, visto anche poi l'età che avanzava, per stare un po' a livello anche degli altri, ho preferito... Quanti anni hai? Scusa, ho 48 anni adesso. Quindi sì, no, ma no. Puoi recuperare, puoi recuperare. Sì, sì, ci credo. E però ho voluto farlo a un certo livello, quindi dare non soltanto il fatto di dover dare da bere, ma sapere cosa dare, e di un certo livello oltretutto. Quindi ho affidato la mia formazione alla Federazione Italiana Barman, che qui nella zona, oltretutto, abbiamo anche la sede a Novi Ligure. Ah, bene. E fa parte appunto il presidente della FIBE Piemonte, Enrico Rovella. E ho fatto il percorso con loro dal 2016, ho fatto il primo corso di 3 mesi di formazione, ho fatto i 3 esami, li ho superati, mi sono subito appassionato a questo mondo e ho voluto farlo ad alto livello, quindi ho fatto anche un secondo corso
e il secondo corso è un po' più, diciamo, un po' più complicato, bisogna seguirlo un po' di più e studiare comunque veramente tanto. Ah, quindi c'è da studiare, sì, non sì, è sì, che, sì, no, no. Che si beve solo in quell'occasione. No, no, cioè, c'è da divertirsi, per carità, però bisogna anche sapere sì. Poi cos'è che prepara. Magari sei astemio poi. No, beh, non ah, beh. Allora, come vabbè. Tutti, diciamo. quindi si provano i cocktail. Sì, sì, poi logico ci sono le 2 ore di teoria, di studio, e poi 2 ore di pratica che ti insegnano a gestire, a poter preparare i cocktail e sapere appunto cosa stai facendo. Ah, bene. Allora, io so che tu hai fatto un regalo al nostro territorio in quell'occasione, perché tu hai messo al centro del tuo cocktail un elemento del nostro territorio, che sì. è un vino Gavi, giusto? Sì, 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 sì. Bollicine, naturalmente. Bollicino spumante, sì. Spumante. Infatti, perché la regola principale della gara dello sparkling è l'ingrediente principale deve essere uno spumante. E quindi tu hai portato, possiamo dire, anche il marchio che va sì, bene? Se è possibile, sì, sì, l'agenzia vitivinicola Val di Terra. Val di Terra, perfetto, per cui siamo arrivati quindi primi sia sì. come nei campionati di Formula 1, sia piloti, sia scuderie. I vini ci sono tanti, però ho voluto affidare appunto la cosa a un buon vino che si può utilizzare sia come cocktail che bevuto normalmente come aperitivo. Ecco, adesso però ci devi dare la descrizione. Si può dare o è un segreto? No, lo sanno tutti. Internazionale. Sanno tutti. Io nei vari corsi di aggiornamento, i master che faccio, ho conosciuto vari prodotti. Uno ma gli hai dato il nome? A... Sì, sì, Smay Jim. Come? Smay Jim. Che vorrebbe dire? Spumante Memento JM. Ah. C'è il... Ah, adesso ce lo fai capire perché... Sì. Poi lo vogliamo anche provare, Elina, giusto? Se ci credevo, dai. Non avevo dubbi. Praticamente dai. Dei vari master che ho fatto in giro in questi 2 anni ho conosciuto vari prodotti. Quello principale è il Memento, che è un prodotto distillato di acque aromatiche, quindi analcolico, una cosa che non crede nessuno ma esiste, di tutte spezie del Mediterraneo, quindi un prodotto analcolico, vegano, senza glutine e senza zucchero. Si può abbinare a qualsiasi tipo di cocktail, sia alcolico che analcolico. Quindi se non si beve quel cocktail lì addirittura dimagrisce ancora un po'. No, vabbè, se non si crede, può berlo. Sto scherzando. E poi ho abbinato insieme un terzo ingrediente, che è una base rum, è un JM della Martinica, con spezie creole e bucce d'arancia mare. Tutto fatto in macerazione, è un ottimo prodotto di alta gamma anche quello. Quindi ho usato 3 prodotti, diciamo, molto validi, la preparazione molto semplice, pulita, diretta, precisa, come mi è stato detto dai giudici, e sul cocktail non avevo nessun dubbio. Io poi sono riuscito a non fare errori nel procedimento e è andato tutto bene, primo posto. Quindi, primo il Piemonte, secondo chi è arrivato? Secondo la Puglia, un carissimo amico, Francesco Drago, che lo saluto, e il terzo, diciamo, è sempre del Piemonte, che è il nostro collega, il vicepresidente della FI Piemonte, Marco Rubino di Torino. Ah, quindi hai superato dei pezzi grossi da quello sì, che... Sì, 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 diciamo che in Italia ci sono grandissimi barman della federazione di alto livello, con tanti anche anni di esperienza. Poi c'era un'altra competizione collaterale, che era quella che il giorno dopo. Dove si... mangiava anche? Sì, si doveva realizzare un appetizer che era abbinato praticamente realizzando un aperitivo in questo caso con i prodotti della zona, abbinato diciamo piccoli piattini da mangiare, ecco. E lì siamo arrivati 6, sempre diciamo usando prodotti diciamo piemontesi. Sempre su tutte le regioni, quindi anche un buon risultato, sì, anche, sì. Anche quello. E in quell'occasione abbiamo voluto noi, oltre a portare l'appetizer da poter mangiare, in un piccolo angolino ci è stato permesso di presentare alcuni prodotti della Pernigotti. Ci tenevamo molto per solidarietà dei nostri concittadini. Ah, bravi, bravi. Questi infatti sono... nella foto, questi... se qualcuno vuole andarla a vedere, della federazione, ci sono le varie tavoli con le varie regioni, nel Piemonte si vede che sono i prodotti della Pernigotti. Bene, finché saranno italiani, si può aiutare, finché si sono può italiani si presentano, quando diventeranno turchi non li consideriamo più. No, no. Va bene, allora facciamo una piccola pausa di musica, intanto tu magari prendi 2 strumenti, ci fai vedere a noi che siamo qua e chi magari in streaming come si lavora. Va bene, grazie. Oh signore, la fa davvero? Tanto la fa. Sì. Dov'è l'associazione dei barman con noi? E anche di qua. Eh sì, dove questo adesso come adesso è ancora nella residenza di Rovella, però stanno definendo una sede in centro noi. Ah, ok. No, perché faccio l'enogastronomico e dopo finito il studio vorrei iniziare
fare un corso, sì, ma stiamo portando molti giovani a fare i corsi, non soltanto per poter dire lavorare, faccio il barman, ma poter sapere anche cosa bere, perché in giro purtroppo danno tutto. Quello sì. Ok, rientriamo con Lauretta. Ci siamo coi tempi? 44. Forse per la prima volta. No, ma infatti appena ho visto la scaletta vedevo che c'era più tempismo in questa qua. Gli puntiamo la terra canaria. Già puntato. Perfetto. Gliela abbassiamo. No, se vuoi leva il microfono magari. Facciamo questa cosa. No, ma c'è da abbassare perché prendi metà bicchiere. Perfetto. Okay. Quello. Ok, va bene così. Perfetto. Alza okay. Un po' di più. Alza. Aspetta. Te la porto. Adesso non via. Si sentono, giusto? Sì, si sentono. Però. Sì. Tanto. Allora, tu con questi strumenti? Sì, con questi strumenti ho preparato praticamente il cocktail che ha vinto il campionato. Con una dose di? 3 cl di memento, che è quell'acqua distillata di acque aromatiche. Sì. 2 di shrub, che è quel liquore all'arancio, certo. Con base rum. E 6 cl di spumante Valdeterre. Preparato nel ghiaccio del mixing glass, quindi raffreddato. E poi servito nelle coppette e colmato sopra con spumante. Perfetto. Preciso, semplice, ma diciamo molto buono, direi. Sì. Il gusto che diciamo è quello che mi ha portato molto avanti col progetto che ho utilizzato. La tecnica logicamente quella fa tanto, perché loro valutano molto sia la preparazione, quindi i prodotti che tu utilizzi, gli strumenti che tu utilizzi, la tecnica, quindi tutto quello che può essere la preparazione del cocktail, non devi fare nessun errore, e poi il gusto. Sì. Quindi valutano le tre cose. Da lì chi prende il punteggio più alto, sempre se cade un cubetto di ghiaccio, anche se il corto è più buono, puoi avere delle penalità. Ah. Sì, quello sì. Poi il gusto, l'odio è molto personale. Sì. Sul gusto non avevano dubbi, sulla tecnica, no, perché poi vanno a scalare, guardano la tecnica, gli errori non ho fatti, guardano la preparazione, quindi mentre io preparavo il cocktail spiegavo ai giudici tutti i prodotti che stavo utilizzando, quindi che cos'erano, come sono stati i prodotti, la loro storia. Sì. E giustamente se tu devi servire un cocktail a un cliente devi anche potergli dire cosa sta bevendo. Ah, certo. Quindi non soltanto dire guarda, un bel prodotto è buono, ti deve piacere, no. Devi raccontare perché è nato, come è stato fatto, con quali prodotti, perché uno potrebbe anche essere allergico, quindi 30 secondi. Ma okay. Può anche essere allergico, può sì. Anche. Gli rimettiamo il microfono. Fastidio. Pronto? 10 secondi. Non è partito il jingle, eccoli. Va bene, oggi è così, vabbè, prendiamola così. È un po' un minestrone, oggi parliamo un po' di tutto, però qui invece parliamo di cose fini. Allora, diciamo, la tua associazione... Federazione, è a Novi, abbiamo detto, è anche un, diciamo, uno spazio dedicato anche ai giovani, giusto? Sì, vogliamo portare i giovani a conoscere giustamente il bere responsabile, quindi bere le cose buone, limitate e senza creare danni né loro né giustamente poi agli altri. Ecco, io sono sempre stato di questa idea che per risolvere un po' il problema anche dell'alcolismo, soprattutto nelle discoteche, sì, eccetera, eccetera, ci vuole anche la coscienza del barista, che penso sì, che sia un fattore estremamente importante. Beh, la prima cosa che ci insegnano noi soprattutto è non dare da bere ai minorenni. E questo siamo d'accordo. Quello assolutamente non lo serviamo. Seconda cosa, quando poi cominci a vedere una persona che è un po' alticcia, come si suol dire, sì, e si limita un po', si cerca di non servirla, fargli capire che è il momento di fermarsi. Ah certo, bravi. Quello soprattutto.
Va bene, allora noi ringraziamo Pietro di essere venuto qua e sicuramente lo seguiremo nelle prossime avventure, i prossimi campionati e i prossimi cocktail. E se uno volesse vedere il video del cocktail, può andare nel sito su Facebook o la Federazione Italiana Barman o direttamente sul mio, Pietro Guli Barman. Benissimo. Lì lo trova. Bene. Se posso dire ancora una cosa, sì. Noi come federazione facciamo i corsi tutti gli anni, ne stiamo finendo uno adesso, ne inizieranno altri a gennaio per la formazione dei giovani, quindi se vogliono venire anche soltanto come forma informativa non c'è nessun problema, sono ben accetti e se vogliono poi iscriversi è comunque un lavoro molto bello che può dare molte soddisfazioni. Sì. Un'altra cosa voglio ricordare, il concorso che ho vinto era dedicato a Andrea Moschetti, uno dei fondatori della FIB. Capito. E durante la premiazione, che ci vedete nel video, è stato anche premiato dalla figlia, che volevo ricordare perché è una persona, diciamo, molto importante, Andrea Moschetti. Sì, io il video l'ho visto. Bello, sì. Certo. E poi è stato contento perché è stato premiato anche dalla figlia, dal presidente poi Italia FIB. Benissimo, va bene. Perfetto. Grazie mille, Pietro. Grazie a tutti. E grazie, poi proveremo anche questo. Allora, nel jingle che non abbiamo mandato c'era la voce di Claudio Lauretta perché io volevo solamente ricordare che ieri sono stato a vederlo allo Splendor di Ovada ed è stato, vi assicuro, fantastico. Se avete l'opportunità di andare a vederlo in altre occasioni, andateci perché veramente passate oltre 2 ore, vi assicuro, è durato più di 2 ore e avrà fatto almeno una quarantina di voci differenti con la sua imitamorfosi eccezionale. Dato che l'abbiamo avuto ospite la scorsa settimana, ci tenevo a dirlo e lo ringrazio nuovamente perché mi ha fatto assistere a un grande spettacolo. È un novese che porta in giro, così come Pietro che abbiamo parlato adesso, l'orgoglio nostro del territorio. Dice lo mandiamo, Elia, ma sì, mandiamolo, dai, che così mi dà un po' di appellativi giusti. Vai. Allora, avete mai sentito parlare di Claudio Lauretta? Ecco, Claudio Lauretta di Novi Ligure. È nato a Novi Ligure, che non si trova in Liguria, ma si trova in Piemonte. Non fate le capre, le capre, le capre! E se volete sapere queste cose, dovete seguire Buone Notizie, una trasmissione su Radio PNR condotta da Marco Barbagelata. Anche lui una capra, una capra, una capra! Un saluto a tutti gli ascoltatori di Buone Notizie, da Claudio Lauretta. Ciao! Bene, come avete sentito mi ha dato un po' della capra, ma va bene. Allora, abbiamo parlato quindi del problema concreto del lavoro, dell'integrazione degli stranieri, della convivenza delle culture, di argomenti più leggeri come il Natale e con lui del miglior vino e di come presentarlo grazie al nostro campione Pietro Guli. A proposito di questo vi diciamo di prendere già nota perché dal 7 al 9 dicembre ci sarà il consueto Salone del Gusto Dolci Terre di Novi, una rassegna fatta di sapori e profumi del territorio. Se per questa abbiamo ancora una decina di giorni, però invece un altrettanto evento speciale, anche se di tutt'altra natura, invece si svolgerà il 30 novembre sempre al Museo dei Campionissimi a Novi e il titolo è Il Quadro di Novi. Sentiremo ora la descrizione di uno degli organizzatori. Prima vi salutiamo, poi mandiamo il video e naturalmente le voci che racconteranno questa manifestazione e ringraziamo i nostri ospiti e voi tutti dell'ascolto. Saremo in replica sabato alle 19 mentre torneremo mercoledì prossimo con la prima delle puntate natalizie. Chi volesse mandarci un brevissimo video rivolto ad una causa importante nel contesto delle buone notizie della solidarietà lo faccia sulle pagine Facebook Buone Notizie PNR e grazie e buone notizie a tutti. Ascoltate questa intervista. Subito dopo la Fiera dei Novi la città comunque continua nella sua programmazione verso il Natale di Novi e tra i vari eventi ce n'è uno molto particolare di culturale, artistico e ne parliamo con il responsabile di Novi 1799, il titolo è Il Quadro di Novi, dimmi un po' cosa succederà. Ma noi abbiamo fortemente voluto questa serata come inizio di una serie di cose che faremo per la città di Novi, per la sua storia. Noi siamo un gruppo di ricerca storica, ci chiamiamo 9799 e chiaramente ci ispiriamo alla battaglia che si è combattuta qua il 15 agosto 1799. Chiaramente siamo aperti anche a tutti gli altri eventi storici di Novi
in questa fattispecie, cioè anche un po' per presentarci, abbiamo insieme col comune abbiamo ottenuto dal Museo Hermitage di San Pietroburgo un file ad alta definizione del quadro della Battaglia di Novi. È un quadro che fu eseguito nel 1850 negli anni 50 dell'Ottocento da un pittore Kotzebue, russo-tedesco, il quale aveva avuto incarico dallo zar di fare un quadro che celebrasse la famosa battaglia che vide il generalissimo Suvorov vincitore sui francesi. E Kotzebue, la cosa interessante è che Kotzebue venì qua a Novi, fece degli schizzi di Novi e fece questo quadro dove Novi è molto ben rappresentata, e quindi la serata riguarderà l'illustrazione del quadro con i vari particolari e i vari riferimenti storici. Serata che sarà al Museo dei Campionissimi il 30 novembre. 30 novembre alle 18. Alle 18, benissimo. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie.